Benvenuti a questo nostro incontro. Gli amici ci seguono su opmedia.it oppure sul canale Facebook della Chiesa Avventista. Questo l'abbiamo scritto anche nei quotidiani che hanno comunicato questo incontro di oggi pomeriggio. Con me vi sono alcuni relatori che poi vi presenterò. Noi siamo su piattaforma Zoom e quindi ci alterneremo per un'oretta per presentarvi poi la tematica che vi andrò ad annunciare che ci guiderà in questo pomeriggio. Noi questa mattina, nel quinto appuntamento di Bibbio Festival, intanto voglio ricordarvi il titolo di quest'anno, La speranza al tempo del coronavirus, l'opportunità nella crisi, essere resilienti nell'affrontare un nemico invisibile. E dicevo, questa mattina il pastore Cupertino, che era ospite della nostra comunità della Chiesa Avventista di Cesena, di cui è stato anche pastore in passato, ha trattato il tema della generosità come stile di vita. Oggi pomeriggio rimarremo un po' nello stesso solco e quindi parleremo di solidarietà, parlando di un progetto da cui da circa un anno, forse un anno e mezzo, a Cesena si parla e si discute a vari livelli. Sul tema dell'emporio solidale, che sarà un po' il soggetto di oggi pomeriggio, hanno già scritto diversi quotidiani, non solo, si è discusso a vari tavoli istituzionali, quindi da quello che mi risulta, dalle commissioni consigliari, dalla giunta, con delibere anche del Consiglio Comunale, se non vado errato. Diverse associazioni, fra cui anche ADRA, e altri che poi ricorderemo nell'arco di questo pomeriggio, si sono incontrate in presenza e anche attraverso i canali, diciamo, Zoom, Meet, eccetera, per così definire questo progetto che tutti quanti, almeno noi presenti, auspichiamo che in tempi abbastanza rapidi decolli. Abbiamo parlato di regolamenti, di modalità di accesso, di logistica, di orari, di apertura di questo emporio solidale. Quindi un grande progetto di solidarietà che vede coinvolte diverse realtà associative e l'amministrazione comunale che in questo momento è in prima linea per dare un po' l'input per avviare questa iniziativa, diciamo, che è iniziativa della nostra città. Vado quindi ora a presentare chi ci accompagnerà, quindi i relatori che oggi abbiamo invitato. Intanto li ringrazio perché ci dedicano del loro tempo. Inizio dall'assessore Carmelina Labruzzo. Buonasera, ciao, grazie di essere intervenuta. L'assessore Labruzzo Carmelina ha la delega ai servizi per le persone e le famiglie, appunto, del Comune di Cesena. Bianchi, con la divisa della Croce Rossa, quindi è un volontario della Croce Rossa, è vicepresidente di questa grande associazione e dinamica associazione che opera in città da tantissimo tempo, poi ci dirà qualcosa in merito anche su questo. Ettore Lucchi è stato presidente della San Vincenzo de Paoli, presidente della diocesi. Presidente nell'ambito della diocesi appunto della San Vincenzo di Paoli, che lavora in modo egregio per quello che riguarda la solidarietà appunto attraverso varie iniziative e in diverse forme. Per ultimo il pastore Giuseppe Cupertino, che attualmente è direttore della gestione cristiana della vita e dei servizi fiduciari della Chiesa Avventista in Italia. Bene, allora parliamo dell'emporio solidale. Vogliamo fare un po' il punto della situazione, appunto a che punto siamo con questo progetto, diciamo, che come dicevo prima, raggruppa tante realtà associative e quindi darei subito la parola a Carmelina Labruzzo per così farci un po' la fotografia in questo senso. Grazie, poi grazie molte. A te la parola.
Grazie Giovanni, buonasera a tutte e a tutti intervenuti quest'oggi in questo appuntamento del Bibbia Festival. Io ringrazio di cuore la Chiesa Avventista che ha pensato in questi appuntamenti di inserire anche una tematica così importante per questo territorio, ma spero e credo per tutto il territorio nazionale e oltre, perché un emporio solidale lì dove si colloca penso che diventi un piccolo faro di solidarietà per quel territorio. E il titolo di oggi è anche interessante, come nasce un emporio solidale. Per chi è collegato in questo momento mi piacerebbe fare un piccolo pre per dire che cosa è un emporio solidale innanzitutto, no? E nella nostra regione, nella regione Emilia-Romagna, sono già oltre 20 gli empori solidali presenti nelle varie città della regione e quindi siamo anche andati a scuola da loro per capire quali sono gli ingredienti per far nascere un emporio solidale. Oggi a Cesena siamo ancora nella fase di gestazione, se lo vogliamo vedere in una vita ideale, no? E speriamo di vedere presto questo parto, perché sarà un grande giorno di festa per tutti, per tutto il territorio, ma soprattutto per chi, come diceva anche Giovanni in apertura, da circa un anno, ma anche da prima, perché la storia parte da molto prima, ma da un anno in maniera più fattiva ci si sta mettendo attorno ai tavoli per diventare concreti, operativi e prevedere la nascita di questa realtà. Quindi c'è un territorio che sicuramente manifesta una necessità e un bisogno dal mio non piccolo punto di vista, perché essere a servizio di una città nell'ambito dell'amministrazione comunale dà l'occasione di vedere e di avere uno sguardo quasi a 360 gradi sui bisogni della città. I servizi sociali restituiscono sempre una fotografia abbastanza aggiornata dei bisogni delle persone che vivono un territorio, una fotografia che posso dire in questo ultimo anno preoccupante, nel senso che davvero i bisogni sono tanti. Spesso è come un po' avere davanti un iceberg: alla punta dell'iceberg arrivano i bisogni più noti, quelli più evidenti, quelli le prese in carico, se vogliamo. Poi sotto la punta dell'iceberg c'è sempre una parte non visibile di fragilità che spesso non si riescono a incontrare. In questo però, aggiungo quindi gli ingredienti necessari per la nascita dell'emporio, ci sono tante associazioni nel nostro territorio che lavorano in ambito della solidarietà. Oggi Giovanni, presentando Katia e Ettore, ne ha presentate due importantissime: Croce Rossa Italiana e San Vincenzo De Paoli. C'è Adra, che grazie a Giovanni e anche a Ugo è presente, insomma, nel tavolo dell'emporio, e in questo momento ha dato anche un bello scatto di vivacità al tavolo stesso, come presenza attenta, operativa e operante. E poi sono tante altre, perché Caritas, Banco di Solidarietà, Arci, Hauser, Centro d'Aiuto alla Vita, sono davvero Papa Giovanni, e sono tante le realtà che si mettono attorno a un tavolo e che vedono questa realtà come realtà da proporre alla città, da lanciare alla città, proprio per venire incontro alle fragilità in maniera dignitosa, perché i bisogni sono tanti, ma è necessario anche e essere attenti alla dimensione della persona che necessita di aiuto, ma nel momento in cui necessita di aiuto c'è anche una grande attenzione, una grande delicatezza nell'approccio, no? Storicamente gli aiuti che vengono dati nel territorio sono tutti necessari e la rete di associazioni presenti ci permette di arrivare praticamente in maniera capillare a tante famiglie, a tante persone. E l'upgrade che può dare l'emporio, un emporio solidale, è quello della dignità ulteriormente sviluppata, e nel senso che già tutte queste realtà arrivano con delicatezza alla persona e con grande attenzione. Un emporio si innesta in questo percorso e si innesta in questa rete come, come valore aggiunto, ma necessario anche, non è un valore aggiunto di cui intendiamo dire se ne può fare a meno. In questo momento lo sentiamo come esperienza necessaria e per questo con passione e anche con un pochino di testardaggine vogliamo arrivare a meta. È un'esperienza che non ha un colore, è un'esperienza che deve essere necessariamente sentita da parte di tutti e per tutti, è aperta quindi. E un emporio solidale è un market solidale a cui le persone hanno accesso. L'abbiamo visto visitando anche le altre realtà regionali, con una tessera a punti, persone identificate. Giovanni prima diceva i tavoli si sono incontrati per un regolamento di accesso, quindi vengono identificate all'interno di un target definito e
temporaneamente questa possibilità viene data, no? Temporaneamente significa che le persone possono avere accesso per un certo tempo, vuole essere quindi un trampolino di lancio per un periodo particolare nella vita di una famiglia o di una persona, e si può fare una spesa con dei punti che vengono assegnati, una spesa quindi scelta, è qui che si innesta la parola dignità, si sceglie ciò di cui si ha bisogno, ovviamente con una guida nella scelta, quindi la possibilità anche di fare un percorso di crescita nella gestione della spesa dell'economia familiare del mese. E sono quindi necessarie le associazioni, sono necessari i volontari che rendono possibile l'esperienza dell'emporio, ovviamente con un coordinamento forte da parte di un coordinatore, ed è necessaria anche la presenza di una rete di aziende, banche, fondazioni, l'amministrazione, tutti soggetti che devono credere a quell'impresa, a questa impresa, per poterla far vivere. Non è necessario solo far nascere l'emporio, è necessario anche che continui a vivere nel tempo e a garantire questa possibilità. Un emporio quindi nel sogno nostro, non solo dell'amministrazione, ma nostro, di tutti gli attori che in questo momento sono attorno al tavolo per lavorare, è un'esperienza di bellezza anche, non vuole essere un luogo ghetto in cui vanno soltanto determinate persone, ma deve essere un luogo bello, accessibile, la possibilità di dare anche tanti altri servizi collaterali. Si parte in maniera sperimentale per poi allargare il giro, per far sì che più persone possano conoscerlo e che possano viverlo come esperienza di aiuto concreto, ma anche come esperienza di volontariato, come esperienza di servizio, come esperienza in cui è possibile esserci, insomma. Esserci è una delle parole chiave, credo, dal mio punto di vista. Nascere non basta, dicevo, nascere, ma anche continuare a vivere. In questo momento, lo dicevo all'inizio dell'intervento, siamo nella fase di gestazione, di prossima, speriamo, al parto, necessita di una sede, l'emporio, e quindi anche in questo stiamo lavorando per poter vivere, per poter essere accessibile. Io in questo momento credo di aver dato alcuni ingredienti e mi riservo magari in seconda battuta di rispondere alle domande per non togliere tempo ai miei colleghi di Tavola Rotonda. Grazie. Bene, grazie Cabellina, poi ritorneremo sopra con alcune domande anche più precise, anche per aiutare e capire, aiutare chi ci segue, come entrare, essere dei volontari poi a loro volta, e quindi come la città può rispondere a questo progetto di solidarietà. Vorrei andare adesso così a fare anche uno spaccato, una piccola fotografia delle due realtà associative che oggi abbiamo invitato. Non potevamo invitarle tutte, per me la San Vincenzo de Paoli e la Croce Rossa sono nel nostro territorio, non dico le più rappresentative, però sono quelle che da anni portano avanti un lavoro significativo e importante, quindi mi sono preso la responsabilità di invitare Katia e Ettore. Partirei da Katia, per se Ettore è d'accordo, per cavalleria, e vorrei tanto così qualche battuta sulla tua realtà che tu come vicepresidente quindi coordini, e poi a seguire la mission della Croce Rossa è una mission legata più ai servizi sanitari, no? Voi avete delle ambulanze, fate trasporto persone che hanno difficoltà, però mi sembra di capire questo. Lo so di certo, avete fatto anche banco alimentare, seguite le persone nella distribuzione dei pasti. Ecco, per quale motivo poi siete entrati all'interno dell'organizzazione dell'Emporio e vi piace dare un contributo significativo e importante per questo? Grazie Katia. Grazie Giovanni. Buonasera a tutti, io ringrazio davvero Adra per avermi coinvolta in questa giornata di confronto, di scambio di opinioni, di esperienze, di conoscenze, perché è veramente il fondamento, cioè mettere a fattor comune le esperienze e le conoscenze è quello che ci consentirà di fare il passo avanti, fra i tanti passi avanti anche quello dell'Emporio. Croce Rossa
Sì, come dire, declina le proprie attività su diversi fronti. Il più noto è, come diceva Giovanni, quello sanitario, quindi dal trasporto delle persone all'emergenza, alla formazione, alla prevenzione. Quindi questo è tutto un ambito che ci identifica, perché il 118 con il nostro simbolo è quello che ci rappresenta. Però Croce Rossa ha anche una notevole attività di protezione civile in collaborazione sempre col Comune e gli altri comitati di Croce Rossa. Quindi laddove ci sono eventi di calamità naturali oppure grandi eventi, manifestazioni. Poi svolge un'attività dei giovani per i giovani, quindi prevenzione alle tossicodipendenze, alle malattie sessualmente trasmissibili, postazioni al di fuori delle discoteche dove i nostri giovani incontrano dei coetanei per parlare di cose, di principi. E poi un'attività sociale, non ultima, perché a Cesena noi assistiamo circa 150 famiglie in maniera costante. Quindi ogni settimana distribuiamo buoni spesa, alimenti, facciamo fronte al pagamento delle utenze laddove vediamo compromessa la possibilità di erogazione del servizio, acquistiamo occhiali, farmaci, facciamo quello che un pochino tutte le associazioni come Caritas San Vincenzo fanno nei confronti di chi si trova in situazioni di disagio e di difficoltà. Tutte le associazioni che operano sul territorio hanno delle peculiarità, dei principi, degli obiettivi anche diversi a volte, però cosa abbiamo visto dai nostri confronti? Che quando al centro le associazioni mettono la persona e i suoi bisogni, è possibile trovare un modo di collaborare indipendentemente dalle peculiarità e dalle caratteristiche di ogni gruppo, e questo ci ha consentito nel tempo di raggiungere obiettivi importanti, perché già abbiamo degli esempi di attività svolte in rete, tipo il tavolo di lavoro che cosiddetto tavolo delle povertà, quello che ogni con cadenza più o meno bimensile viene svolto in comune, viene convocato dall'assessore alle politiche delle famiglie sociali Carmelina Labruzzo in questo momento, dove noi condividiamo le situazioni di criticità, studiamo insieme degli interventi. E sempre da quel tavolo è nata anche una realtà altrettanto importante, che è quella della piattaforma condivisa, nella quale i servizi sociali ci mettono a disposizione il censimento delle famiglie dei singoli seguiti, e ciascuna associazione aderente alla rete implementa questo archivio con gli interventi che vengono fatti a favore di queste famiglie. Tutto questo per cercare di rendere più efficace e più efficienti i nostri interventi. Sono due esempi questi di rete molto virtuosi e non scontati, perché non più tardi di un mese fa Croce Rossa di Forlì mi ha invitato a partecipare ad un corso di formazione proprio per illustrare questi due esempi di rete non presenti nel territorio forlivese, ma sicuramente molto, molto importanti. Ed è proprio nell'ottica di questa condivisione di intenti e di impegno che da subito, quando Ettore di San Vincenzo ci ha prospettato questa possibilità di realizzazione di un emporio, noi abbiamo accolto con grande entusiasmo come Croce Rossa, perché ci siamo resi conto che spesso i nostri interventi sono limitati alle disponibilità di prodotti che abbiamo, di cui disponiamo in un momento. Invece, unendo le nostre forze, sicuramente riusciremo ad ottenere di più dal punto di vista diciamo pratico, economico, perché potremo rivolgersi come gruppo ad eventuali stakeholders come già accennava l'assessore, quindi banche, aziende, non so, il mercato frutticolo, la grande distribuzione. Ma secondo me, oltre a questi vantaggi pratici, una cosa molto molto importante è quella che potremmo riuscire a promuovere una cultura dell'inclusione a livello di comunità. Cioè, se riusciamo a coinvolgere la comunità in questo progetto, avremo fatto sicuramente una,
un grande lavoro, perché scopo delle associazioni di volontariato, a mio avviso, è anche quello di portare a conoscenza della comunità in cui viviamo quelle che sono le situazioni di fragilità e di difficoltà, spesso o perché non si vuole vedere o perché effettivamente non si presta tempo a ciò che ci circonda, spesso le persone non sono consapevoli di quanti problemi, di quante difficoltà ci sono. Io credo che se saremo bravi a promuovere il nostro lavoro, se saremo trasparenti in quello che faremo, probabilmente i nostri concittadini ci daranno una mano in termini di tempo, di servizio, ma anche semplicemente portandoci una spesa di alimenti per arricchire il nostro supermercato. E dall'altra parte, così come sottolineava l'assessore, le famiglie che hanno bisogno avranno una maggiore dignità nell'approcciarsi, perché potranno scegliere quello di cui hanno bisogno in base anche ai propri gusti e non avere a disposizione una busta pre-preparata come facciamo noi adesso in base a quello di cui in quel momento disponiamo. Penso che sia veramente un momento di arricchimento per tutta la comunità. Quindi nel tema che ho letto della sottolineato dal pastore e a noi in un passaggio del vostro programma, speranza e resilienza veramente devono essere, come dire, gli obiettivi a cui dobbiamo mirare. E quando penso alla speranza, vi rubo due minuti, mi viene sempre in mente una parabola ebraica che racconta proprio della speranza e che racconta di una stanza in cui c'erano quattro candele accese. La prima di queste candele dice tutta mesta: io sono la pace, ma gli uomini preferiscono la guerra, per cui non mi resta che lasciarmi spegnere, e così fa. La seconda candela dice: io sono la fede, ma gli uomini preferiscono credere alle favole, per cui non ha più senso che io esista, e si lasciò spegnere. La terza candela dice: io rappresento l'amore, ma ci sono troppe guerre, anche la mia presenza non ha senso, e si lascia spegnere. Arriva in quella stanza un bambino che piangendo dice: io ho paura del buio. La quarta candela, ancora accesa, dice: non piangere, perché io resterò accesa e con la mia luce tu potrai accendere le altre, perché io sono la speranza. Ecco, io quello che mi auguro è che noi possiamo essere davvero la speranza per avere una comunità più inclusiva. Vi ringrazio veramente dell'attenzione e dell'opportunità. Grazie Katia, sei stata ci hai preso, ci hai coinvolto in quest'ultima tua parte del tuo intervento. Però volevo farti una domanda prima di dare la parola ad Ettore. La Croce Rossa fa tante cose, fa un gran bene alla nostra città. Quanti volontari avete per fare e portare avanti questa mole di lavoro? Il nostro comitato ha come iscritti 370 volontari, in realtà non tutti attivi, diciamo che le attività vengono svolte da circa 140-150 volontari, nel settore sociale circa 30-35. È un bel numero, importante. È un numero importante. Complimenti, perché se il comitato direttivo ha saputo tenere nel tempo questo numero così significativo, vuol dire che siete bravi ad organizzare, credibili in quello che proponete. Complimenti. Grazie. Abbiamo anche un ricambio ovviamente fisiologico, ma costantemente proponiamo corsi di adesione, ce n'è uno in partenza a fine mese per reclutare nuovi soci. Ok, tornerò grazie. Ancora poi con un'altra domanda, per ora grazie Katia. Ettore, la Katia ha detto: quando Ettore mi ha prospettato, tu hai prospettato a un sacco di gente nel nostro territorio quello che era un tuo sogno, una tua visione, una cosa da raggiungere. Me ne hai parlato forse 3 anni fa, ma nella tua mente, nel tuo cuore, forse questo era un sogno che era lì da 5 anni, forse anche più. Quindi ti do, prima che tu parla, ti do merito e atto che questo sogno si sta realizzando. Grazie Ettore. Parlaci un po' della San Vincenzo e poi dici quello che vuoi sull'Emporio. Grazie Giovanni. Dunque, la San Vincenzo, io sono stato responsabile della San Vincenzo per 7 anni, sono stato
della diocesi. La San Vincenzo, sì, c'è un consiglio centrale e ci sono le cosiddette conferenze nelle varie parrocchie, in alcune parrocchie, quelle che aderiscono appunto a questa spiritualità vincenziana. La presenza quindi nelle famiglie bisognose, il contatto con queste famiglie, l'attenzione, la premura, l'accompagnamento, la fratellanza, l'amicizia, ecco, tutte queste virtù di cui appunto la San Vincenzo si impegna per di attuare. Ecco, è stata un'esperienza per me positiva e è maturata questa idea proprio parlando con i responsabili delle conferenze parrocchiali, perché qui a Cesena, quando c'ero io, almeno eravamo, dovremmo essere sulle 10 conferenze più Savignano, e pur non facendo parte appunto della nostra diocesi, però è stata incardinata nel Consiglio Centrale di Cesena, perché Rimini, dove c'era la San Vincenzo, ma c'erano due conferenze che poi si sono sciolte, e quindi Savignano invece ha voluto continuare, e loro dalla direzione di Roma l'hanno appunto agganciata al Consiglio Centrale di Cesena. Dunque, è partita l'idea dell'emporio, proprio è partita parlando con i presidenti delle conferenze. Ma l'idea proprio che mi è venuta guardando una sera in collegamento da Assisi, fecero vedere l'emporio di Assisi con le suore che lo gestivano. E parlando insieme con mia moglie, dico, ma perché noi a Cesena non dobbiamo arrivare a questo? Perché non dobbiamo avere questa premura per tante persone che si trovino in uno stato di bisogno? E da quest'idea, 2016, credo fosse marzo o maggio 2016, poi in luglio ci fu una riunione alla biblioteca malatestiana organizzata dal comune, ma per altri motivi, dove c'erano un po' tutte le associazioni, e in un incontro a parte c'erano alcune associazioni, fra le quali l'Auser. E il vicepresidente dell'Auser, allora, io adesso non mi ricordo come si chiami, o come si chiamasse, disse, ma noi come Auser stiamo parlando di, cioè, di aprire Cesena un emporio. Ah, dico, ma anche noi come vincenziani, io dico, ho parlato con i presidenti delle conferenze e avremo intenzione anche noi. E dal di lì è partita la scintilla, perché ho chiesto il numero di Carlo Salpieri e poi sono andato a parlare una volta, due volte, e lui, anche lui, sosteneva la nostra comunità cesenate può avere e ha questa possibilità di poterlo aprire, perché abbiamo tante persone che ci possono aiutare in questo, e poi c'è uno spazio anche. E dal di lì, dal 2016, siamo andati, poi dopo io ho invitato al primo convegno di Cervia, ho invitato, che c'è stato in settembre del 2016, dove sono venuti a parlare Bologna e Ferrara, quelli che appunto avevano l'esperienza dell'emporio. E abbiamo continuato. Non nascondo che ho trovato anche degli ostacoli, ed è sempre così, è sempre, io adesso rido, cioè nella tua stessa comunità, con persone che la pensano
come te, hai trovato qualcheduno che ti ha messo il bastone in mezzo dicendo no, no, l'emporio assolutamente non si deve fare. Ma io sono rimasto un po' così e poi sono andato avanti. Purtroppo il mio difetto è quello quando ho un'idea, è quello di tirare, di tirare, di tirare, perché venga attuato il prima possibile, perché ritengo sia. Quindi dopo, con i tavoli della povertà, abbiamo cominciato a parlare. Abbiamo cominciato, quindi ecco la Katia, quindi la Caritas, la fatica che ha fatto, va bene, e si è continuato così. Dopo io ho cercato anche di relazionarmi con altre persone per vedere come mettere addirittura, insomma, per trovare anche se c'era la disponibilità da parte di qualcheduno di aiutarci anche finanziariamente. Io precorrevo i tempi non sapendo dove andavamo, pur chiedendo al tavolo della povertà dateci un posto, no, qui non si può, qua non si può. Guardavo i capannoni, l'affitto su qui a Cesena di alcuni capannoni, e dicevo con l'allora Simona Benedetti, guarda che sono prezzi, e il comune ci può aiutare, insomma via. Siamo andati avanti così, fin tanto che con questa amministrazione ha preso, e voi sapete tutti i problemini che ci sono stati durante la campagna elettorale, perché questo era uno dei temi condivisi sia da una parte che dall'altra, e va bene. Io a un certo momento, chiedo scusa di questo, sono intervenuto, messaggi dicendo lasciamo stare la politica, non introducete la politica nell'emporio, perché l'emporio non ha nessun colore, quindi la persona con cui parlavo, per favore, lascia perdere. Ah, ma lo devi dire con l'altro che è stata lei che... Niente, non ho detto niente, ho detto per favore la politica rimanga fuori. Qui dico si sta lavorando, si sta facendo un progetto per le persone che si trovano in difficoltà, per coloro che hanno bisogno. E credo che questo sia stato recepito dalla Chicca, dalla Katia e dagli altri sia stato recepito. Uno dei punti che mi ha sempre sostenuto e di cui io sono profondamente convinto, e sono stato incoraggiato anche leggendo Fratelli Tutti di Papa Francesco, cioè che quello che io possiedo non è scritto da nessuna parte che sia il mio, che io lo debba tenere per me. Non c'è scritto da nessuna parte. Addirittura ancora di più, dice San Gregorio Magno, che quello che io non do, voglio citare, quando distribuiamo agli indigenti qualunque cosa, non elargiamo roba nostra, ma restituiamo loro ciò che ad essi appartiene. Quindi noi non facciamo niente di particolare, diamo alle persone che si trovano in difficoltà quello che è loro. Ecco la solidarietà allora. Cioè questo è uno dei principi che deve sostenere l'emporio. Ci sono quattro principi, quattro valori, e qui lo dice anche il Cardinal Martini parlando appunto dell'emporio, di un emporio su in Alta Italia, dice ci sono quattro persone. Cioè innanzitutto quello che conta e dobbiamo tenere conto noi che parliamo di emporio, è la persona umana. Primo, al primo posto, è il primo valore, ed è il primo valore della creazione. Quindi non andiamo a cercare. Quindi la persona umana, l'uguaglianza di tutte le persone. E questo lo dobbiamo tenere presente, lo dobbiamo tenere nell'emporio. Non dobbiamo fare distinzioni. Uguaglianza di tutte le persone, perché siamo tutti fratelli, non c'entra il colore. Poi la fratellanza, amare i propri simili, fratellanza, e
solidarietà. Cioè, che cos'è la solidarietà? È un sentimento di fratellanza che dobbiamo avere, dobbiamo verso i nostri fratelli, di qualsiasi colore siano. Ecco, io ho sempre, quando mi dicevano, ma il personale, ci vuole personale, forse a volte sono stato, e chiedo scusa anche alle persone, forse che a volte nella tavola della povertà sono stato un po' irruente, ma è il mio carattere purtroppo, dicendo, ma tu insomma trovi sempre il modo, metti avanti, per non partire. Dobbiamo avere fiducia, io dico, fiducia. Il personale, le persone non mi hanno mai fatto paura. Ho sempre avuto una gran fiducia che avremmo trovato e troveremo le persone e i volontari. E troveremo anche persone che ci aiuteranno anche finanziariamente. Però io non metterei al primo posto questo qui. Partiamo, facciamo l'emporio se abbiamo la sicurezza delle finanze, questo. Partiamo. La gente, i poveri, aspettano, ed è inutile che noi diciamo, ma lui è povero. Il Signore dice, io ho fatto te per loro, per aiutare loro, ho fatto te. Quindi è inutile che andiamo a cercare tante altre cose. Mi fermo qui. Giovanni, ti chiedo scusa. No, niente, no. Scusa, sei stato esaustivo, ci hai fatto la cronistoria che è passata nelle tue vene e poi ci hai dato un messaggio di speranza per il futuro e di fiducia, perché le difficoltà ci saranno, non siamo alla fine del guado. Mi sembra di capire, Adra è un po' anche fra gli attori, piccoli attori, piccoli, piccolissimi attori di questo processo di nascita, che il tutto adesso è un po' nelle mani dell'amministrazione comunale. E io dico che è una buona cosa, nel senso che il fatto che sia l'amministrazione comunale che coordina la nascita dell'emporio è una garanzia per tutti, perché in altre realtà c'è quella confessione che spinge da una parte, oppure c'è un'altra realtà che la il fatto che l'amministrazione comunale, ed è l'amministrazione per tutti e di tutti, coordina questo momento delicato di nascita dell'emporio, per me è una cosa molto importante e significativa. Ritorno alla Carmelina Labruzzo, l'assessore. Le prime mosse che dobbiamo fare, perché mi sembra di capire, così anche per dare un'informazione a quelli che ci seguono attraverso i canali media, eccetera, eccetera, che la difficoltà che abbiamo in questa fase qui è il luogo, la struttura dove, diciamo, far nascere l'emporio. Abbiamo visto assieme a te, con le associazioni che erano presenti, delle proposte che il Comune ha fatto, sono state in questo momento messe un po' da parte perché non sono l'ottimale. Ecco, dacci il punto della situazione, Carmelina, perché questo è importante. Una volta che abbiamo deciso e l'amministrazione prende atto che quel posto va bene, poi il posto ottimale non c'è, perché vorremmo il posto in Piazza del Popolo dove possono passare i tir che vengono a scaricare, no? Ammesso che vi siano dei tir, non si può avere tutto nella vita. Ecco, faccio un po' il punto della situazione, Carmelina, intanto su questa cosa qui. D'accordo. Allora, intanto sì, come amministrazione, come diceva Giovanni, è una garanzia che ci sia. Mi viene anche da rilanciare in questo senso, nel senso che l'amministrazione ci crede e lo intende come un obiettivo da perseguire, non da perseguitare, da perseguire, quindi da ottenere, da portare a casa, ma non nel senso del mettere la bandierina, qui ha ragione Ettore, da portare a casa per rendere giustizia alle persone che lo aspettano, e le persone che lo aspettano spesso non hanno voce per chiedere, quindi ci facciamo interpreti di questa voce, ci crediamo per portarla avanti. Si pone l'amministrazione come trampolino di lancio, perché oltre alla sede ci vuole un soggetto più agile di un'amministrazione pubblica, che ha dei tempi, delle burocrazie che spesso rallentano, che spesso portano a
dei meccanismi ad arrivare con un po' di ritardo, quindi il trampolino di lancio affinché il soggetto che ne prenderà poi le redini, che è composto dalle persone che vedete qui in verità, poi dalle associazioni che ci crederanno e che continueranno a starci, da un'amministrazione che continuerà a crederci e a starci in maniera convinta, per poter andare poi via spediti. Sicuramente determinante, credo faticoso, ma determinante, è l'ascolto di chi fa parte del tavolo solidarietà. I sopralluoghi che abbiamo fatto hanno rilevato una serie di criticità importanti per il luogo che avevamo trovato e credo che dare ascolto alle criticità senza andare avanti in maniera testarda, perché si è trovata una soluzione che poteva essere comoda, vada affrontato, vada gestito e vada anche risolto, nel senso che le criticità poste per quello che avevamo individuato sono criticità importanti che farebbero iniziare comunque un'esperienza con un affaticamento, una salita già in partenza, e allora stiamo insieme cercando, e nei prossimi giorni questo si scioglierà, stiamo cercando una soluzione che possa veramente andare incontro a quelle criticità di logistica, perché quando si parla di Emporio si parla di mezzi pesanti che devono transitare per un luogo, si parla di stoccaggio merci, perché in fondo se c'è un market c'è dietro anche uno stoccaggio importante di merci affinché ci sia una riorganizzazione interna del market sempre funzionale, no? Quindi un rifocillare le scansie in maniera veloce, e si parla anche di visibilità, quindi, e di accesso soprattutto per le famiglie. Quindi mettere insieme tutte queste richieste e trovare il luogo ideale è complesso, ma non è impossibile. Sicuramente un luogo l'amministrazione intende trovare soluzione a quello che è stato posto come quelli che sono stati posti come punti critici, e andiamo avanti dai prossimi giorni, dalle prossime settimane ci si riconvocherà, ma non solo per la questione sede, ma anche per costituzione del soggetto che poi prenderà in mano la palla e che sarà accompagnato nel portare avanti questa avventura. Come dice Ettore, vogliamo partire, l'importante è partire, perché solo questo darà veramente risposta. Non sono i proclami, non sono le dichiarazioni di intenti, ma è la concretezza, la partenza concreta dell'esperienza che ci porterà a vedere il risultato, ecco. Ti faccio subito, Chico, un'altra domanda, sempre proprio pratica. Tu parli a nome di un'amministrazione comunale, quindi quando ti esprimi dietro c'è il sindaco, c'è la giunta, c'è un orientamento, diciamo, di chi dirige la nostra città. Pensi, da quello che hai saputo, in considerazione del fatto che quasi sicuramente forse il posto ideale trovato nelle ultime settimane rimane nella zona industriale di Pieve Sistina, giusto, questo qui? È una riserva che dobbiamo sciogliere. Sì, no, a parte questo, no? Ritieni che l'amministrazione sia in grado in questo momento, in tempi veloci, di offrire una cifra significativa per ristrutturare questo edificio e anche per ampliarlo? Dunque, come avremmo fatto in qualsiasi luogo, perché nella ricerca dei luoghi abbiamo sempre dato questa garanzia di esserci e di trovare un luogo nostro, perché le difficoltà che avevano fatto arenare il progetto a suo tempo erano state quelle del trovare una sede, e la sede esterna comportava una serie di costi a carico proprio delle associazioni, costi che già in partenza avrebbero appesantito troppo il progetto. In questo momento stiamo ridefinendo una soluzione che ancora non è sciolta, quindi però resta l'impegno dell'amministrazione a trovare le risorse necessarie per far partire una sede interna, quindi questo sì, assolutamente. Grazie. Torno alla Katia con una cosa che prima ha detto nel suo intervento. Abbiamo parlato un po' tutti quanti, Ettore in primis, ma anche Katia e Carmelina, della dignità della persona povera, indigente, che si reca a un emporio, si reca, diciamo, in una parrocchia, o si reca ad Adro, o si reca alla Croce Rossa per prendere la busta che ha i 5, 6, 10 prodotti che arrivano dalla comunità europea, quindi il chilo di pasta, lo zucchero, la marmellata, piuttosto che il latte. Ecco,
con l'Emporio e si capovolge un po' questa, diciamo, questa consegna. Ecco, Katia, mi piace, mi piacerebbe che tu evidenzi ancora questo aspetto, che a noi di ADRA, che abbiamo accettato di collaborare, piace molto, no? Il fatto che la persona che ha bisogno non prende solo quello che gli viene dato, però prende quello che in questo negozio vi sono 150 articoli, non ne prende 10, prende la busta e torna a casa, ma può scegliere in base a quello che gli si può consegnare, quello che trova nelle scansie. Ecco, ritorno un po' su questo concetto che per me è determinante per la nascita dell'Emporio, ecco, per l'Emporio stesso. Sì, grazie per questa domanda, perché in realtà secondo me è proprio un punto fondamentale. Spesso a tutti sarà capitato di sentire quei luoghi comuni, quelle frasi, va là che si ha fame, mangia quello che gli do. Purtroppo questa è una cosa che sentiamo dire spesso, ma non è così, non è giusto che sia così. Noi abbiamo fra le famiglie che assistiamo famiglie di nazionalità diverse, di origini diverse, culture diverse, e purtroppo non abbiamo la possibilità di rispettare i bisogni di ciascuno. Perché? Perché, come dicevi tu, a livello europeo, dall'ex AGEA, FEAD, arrivano i soliti prodotti, sono gli stessi che arrivano in tutte le associazioni più o meno, per cui c'è il mese in cui tutti diamo quasi esclusivamente pasta e barattolo di fagioli. Il mese dopo abbiamo l'olio e tutti, magari averlo l'olio, molto raramente arriva, abbiamo l'olio e diamo un po' di olio. Però standardizziamo una spesa in base a quello che abbiamo. Mi viene in mente invece un emporio nel quale affluiscano prodotti diversi, prodotti freschi, perché riusciamo a recuperare le eccedenze del mercato ortofrutticolo, prodotti che vengono dai cosiddetti brutti ma buoni e sono i prodotti con packaging rovinato della grande distribuzione, per cui magari riesco ad avere anche prodotti che vadano più a genio alle famiglie islamiche che magari desiderano un tipo di prodotto diverso. Ecco, perché no, anche qualche busta di caramelle, per cui per i bambini una famiglia può prendere anche una busta di caramelle, quindi avere quella sensazione di poter fare una spesa a propria misura. È ovvio che è fondamentale anche l'aiuto dei volontari affinché la gestione della spesa di queste famiglie sia oculata, perché spesso lo vediamo tutti, a fianco di una povertà economica spesso ci sono anche delle povertà di spirito, quindi famiglie che non riescono neanche a gestire bene quel poco che hanno, per cui ci sarà, come detto da prima, un accompagnamento della famiglia quando fa la spesa. Però ecco, poter lasciare questa soddisfazione di poter scegliere un prodotto diverso da quello che ti viene imposto, per carità, con tutta la generosità del mondo, dall'associazione, secondo me è veramente un passo importante di dignità, veramente di rispetto delle persone. Ok, grazie. Una domanda sia risposta veloce sia a Carmenina sia a Ettore. Nasce l'Emporio. Mi auguro che il 2022 sia l'anno buono. Che dici, Ettore, per la nascita e l'inaugurazione dell'Emporio? Nasce l'Emporio nel 2022, la mettiamo come data così, non tanto come provocazione, ma nasce l'Emporio nel 2022. E, ecco, a Cesena in questo momento vi sono, così un po' con i conti della sera, forse una trentina di punti, le parrocchie, la Croce Rossa, l'Hauser, e tanti distribuiscono la busta. Ecco, questi piccoli centri di distribuzione, con la nascita di un emporio efficiente, efficace, dove uno può andare dentro e acquistare e prendere quello che c'è, non le 10 cose, andranno a sparire, secondo voi? Domanda a Chicca e domanda a Ettore. Inizia. Vai, Ettore. Dunque, secondo me, e io l'ho sempre sostenuto, l'Emporio non elimina niente, non elimina niente, perché non tutte le famiglie potranno accedere all'Emporio.
ci saranno delle famiglie che, non che sono in difficoltà, ma che però non possono accedere, venire all'emporio, e quindi dovranno essere le varie associazioni territoriali che ancora devono cercare di avere presenti i bisogni di queste famiglie. È chiaro, dovranno essere loro che presenteranno quelli più indigenti all'emporio. Dovranno. E poi gli altri, che ugualmente hanno dei problemi, bisogna che siano le associazioni o parrocchiali o altre associazioni che sono presenti a questi bisogni. Io almeno l'ho sempre sostenuto questo qui, cioè l'emporio non elimina niente, non elimina niente. Tanto è vero che Forlì, tu Giovanni lo saprai, c'è la San Vincenzo che va all'emporio, telefona e dice: ho bisogno di tot prodotti, questo, questo, questo e questo. Li va a ritirare e li distribuisce a quelle famiglie che non possono accedere all'emporio. Quindi si può, le cose, cioè, si completano vicendevolmente, si completano. Secondo me. Dunque, come diceva Ettore, intanto io vorrei dire, facciamocelo almeno come regalo di Natale 2021, proviamo a osare sulle tempistiche, osiamo senza dare proclami, ok, però osiamo, osiamo perché... Carmelina, stiamo registrando tutto, eh? Visto, visto. C'è una registrazione in atto. Ho visto, perché così mettiamo dei paletti e ci mettiamo anche nella condizione di correre in maniera intelligente, ma di correre. C'è una gradualità, ovviamente, si parte... Cioè, se vado a guardare l'emporio di Parma che serve 1000 famiglie, mi dico, caspita, l'emporio di Parma è una realtà consolidata, una tra le prime, tra le più grandi. C'è anche una necessità delle diverse associazioni che compongono il tavolo. Alcune necessitano di rimanere come presidio sul territorio, altre chiedono anche di essere alleggerite dall'impegno che hanno in questo momento. Quindi è necessario bilanciare anche tra le necessità e le aspettative delle diverse associazioni. Quindi, oltre che ovviamente ci sarà una graduatoria di persone che verranno presentate, un regolamento di accesso, ma c'è anche una gradualità nella sperimentazione. Il primo anno si partirà con un numero per testarci. Dai 80 nuclei può essere già un numero abbastanza ambizioso per iniziare, perché significa definire la spesa per 80 nuclei familiari che hanno accesso. Poi ripeto, abbiamo già dato fin dall'inizio il concetto della temporaneità: uno non accede per sempre nella sua vita, no? È per un tempo, di modo che ci sia anche un avvicendamento delle famiglie che potranno accedere. Si parte testandosi, ovviamente testandosi si può capire anche quanto allargare questo range. È importante anche mantenere dei presidi disseminati sul territorio. Alcune associazioni lo chiedono anche di non scomparire, e non c'è questa pretesa da parte di un emporio solidale, però rispetto alle associazioni che chiedono anche di essere alleggerite, credo che sia una richiesta da accogliere. Quindi stiamo dentro, si innesta dentro alla rete presente per arrivare con un supporto il più possibile forte, ma che non vada a spazzare via alcune realtà che sono importanti, perché l'Unione Valle Savia è grande, la città di Cesena è grande, avere un'unica realtà diventerebbe troppo riduttivo. Ok, allora andiamo verso la conclusione. Volevo chiedere, scombino un po', diciamo, l'impostazione di questa tavola rotonda. Chiedo a Katia e Ettore se avete una domanda da fare a Carmelina, visto che la Carmelina rappresenta adesso il capofila e Adra, San Vincenzo, Croce Rossa, eccetera, eccetera, sono, diciamo, in un livello diverso. Volevo chiedere appunto a Katia e a Ettore se avete una domanda da fare all'assessore. Katia ce l'ha? Prego. No, sto pensando un attimo. Perché le domande sarebbero mille e di cui 999 forse se le siamo anche già fatte. Però mi chiedo, in questo
proprio riferendomi all'ultima cosa che tu avevi chiesto loro, e cioè a continuare con la presenza di questo frazionamento di associazioni che distribuiscono, cioè come pensate, come pensa l'amministrazione che possiamo risolvere il problema di eventuali assistiti di serie A e di serie B, perché rimarrà sempre l'argomento che chi potrà accedere all'emporio avrà un tipo di risposta ai bisogni, e chi accederà invece alla mia associazione ne avrà, così come ad una sede distaccata di San Vincenzo o di Caritas, ne avrà un'altra di risposta ben più limitata. Cioè, come facciamo a fare questa discriminante? Che idea può avere? Facciamo un botta e risposta o le raccogliamo? No, rispondi. Botta e risposta. Intanto, il turnover è una di queste garanzie, nel senso che il non dare il servizio soltanto per uno stock individuato che va avanti da adesso a sempre è una delle garanzie, no? L'altra può essere anche l'implementazione dei servizi. Abbiamo sperimentato, questo grazie anche ai fondi del governo nell'ultimo anno, la praticità dei buoni spesa, quindi oltre al discorso dell'erogazione sportina, tra virgolette, che già è un'azione che viene fatta dalle associazioni, quella di avere dei buoni spesa con cui accedere anche ai supermercati, è un'altra possibilità rispetto alla scelta piuttosto che alla sportina. Io vedo l'importanza del rimanere come presidio anche come punto di ascolto e di intercettazione, conoscenza di chi arriva, perché Croce Rossa Italiana, San Vincenzo, Caritas, ADRA sono realtà conosciute dai cittadini, e per i cittadini sono realtà alle quali bussare, è facile sapere che esistono e alle quali poter bussare per chiedere, no? Quindi come la presenza è necessaria anche per veicolare in questa prima fase che l'emporio esisterà, che ci sarà, no? Quando ci sarà, e che sarà una delle possibilità il far compilare la domanda per accedere. Quindi è necessario anche che questi presidi restino per raccontare, per essere presenti, per veicolare gli accessi. Il turnover è una delle primissime risposte. Le altre ce le inventeremo insieme, perché il tavolo solidarietà, come diceva anche Katia, è presente proprio per continuare il dialogo, a interloquire, a trovare, a intercettare i problemi per poi andare a risolverli. Quindi ce lo teniamo anche come appunto. Ettore, hai una domanda per l'assessore? Dunque, faccio riferimento a quello che è venuto fuori, ma mi è piaciuto quello che tu hai detto all'inizio della tua presentazione. Hai parlato di Emporio Iniziativa della nostra città. Ecco, dico a Chicca, bisogna trovare il modo per far sì che l'emporio sia da tutta la cittadinanza sentito come della cittadinanza l'emporio. Quindi sarà necessario incontrare le persone, fare in modo che siano tutti al corrente, ed è il modo anche per trovare aiuti sia anche finanziari, ma anche come volontariato. Ecco, quindi la necessità di... Poi volevo dire, quindi abbiamo parlato di coinvolgimento della comunità, abbiamo parlato, quindi questo è necessario. E poi alla fine, Giovanni, volevo dire anche grazie ad ADRA, che siete presenti, ed è una presenza molto importante la vostra. Ecco. Va bene, grazie di questo, speriamo di non disattendere le tue e le vostre aspettative. Io direi che ci possiamo fermare, abbiamo fatto un quadro della situazione attuale, nell'auspicio, come Carmelina ha già detto, di offrire le prossime settimane e di concretizzare, offrire, diciamo, risposte precise su alcune domande che sono aperte, ma di riuscire a fare l'ultimo miglio per concretizzare. Vado con la proposta, con l'ambizione della Carmelina a
dicembre, Natale 2021, l'Emporio. L'ho detta, eh? Ok. Sei registrato, Giovanni, sei registrato. Sì. Va bene, io farei concludere al pastore Cupertino, anche legando un po' quello che ha ascoltato. Forse Giuseppe è un po' fuori dai giochi, dall'aspetto organizzativo di questo grande progetto, per collegarlo anche un po' a quello che era, diciamo, la riflessione del Bibbia Festival, che ha voluto far entrare all'interno, diciamo, della nostra iniziativa questo progetto della città. Abbiamo messo come titolo di questo incontro Tutti in Rete. Ecco, io credo che se lavoriamo nella consapevolezza che ci aiutiamo a vicenda, riusciremo a far nascere e a inaugurare a breve questo progetto di solidarietà. Grazie per il vostro contributo. A te, Giuseppe, le ultime conclusioni, poi darò qualche informazione finale. Sì, allora, intanto grazie Giovanni, grazie a tutti voi per l'invito. Per me è un privilegio ed un onore essere qui con voi questo pomeriggio. È vero, come dici Giovanni, che non sono particolarmente implicato nell'organizzazione pratica di questo progetto, ma per me è un privilegio e un onore esserci, perché io considero la riflessione che facevo questa mattina, che magari vorrei ripuntualizzare in alcuni passaggi. Io considero che voi qui presente siete gli operatori di trasformazione, non siamo consapevoli, perché l'amministrazione comunale, le associazioni, i cittadini che lavorano e si impegnano, come siamo stati testimoni nell'incontro di oggi, si impegnano su dei progetti di solidarietà e di sostegno, veramente influiscono sulla società. Questo è un elemento importantissimo. Lavorare in rete, come tutti coloro che si occupano appunto di rete sanno, significa anche molto spesso che l'insieme di ciò che si mette in comune è maggiore della somma delle parti, no? Cioè uno più uno più uno non fa tre quando si lavora in rete, ma fa più di tre, fa molto più di tre. È un'espressione di Aristotele che poi i teorici della Gestalt hanno ripreso, e poi comunque si riprende nella logica della rete. Quindi questo mi sembra un elemento molto importante. Volevo condividere con voi alcuni elementi che voi avete evocato e che mi colpiscono, no, da questo punto di vista. Per esempio, mettere al centro la persona e i suoi bisogni. Lo avete detto, lo avete ripetuto, soprattutto nell'idea della dignità, no, della persona, come diceva Katia Bianchi, della dignità, della possibilità di scelta, di far sì che ci possa essere una società più inclusiva. Oppure, come diceva Ettore Lucchi, fare un'attività senza distinzioni di parte, senza mettere un colore, avendo fiducia anche su quello che è possibile fare. Io vorrei coltivare questa fiducia, continuare a coltivare questa fiducia, facendo vedere un paio di cose che mi hanno colpito e che vorrei condividere con voi, che condivido spesso ultimamente, perché mi sembra che questa prospettiva non ce l'abbiamo sempre e invece è utile averla. Ecco, allora, si tratta di questo in sostanza. Se voi andate su questo sito, forse lo conoscete, su questo sito di internet che si chiama Gapminder, .org, ci sono alcuni dati interessanti sulla situazione mondiale, ed è per questo che io ritengo di essere molto onorato di essere anche qui con voi, perché una determinata azione che abbiamo intrapreso in questi anni ha trasformato il nostro mondo. Allora, uno degli obiettivi dell'OMS, fra i 17 obiettivi che sono stati formulati per il 2030, è per esempio l'abolizione della povertà estrema.
E quando uno sente questo, dice nella sua mente: mamma mia, ma come facciamo? No? Tenuto conto anche che siamo una popolazione mondiale vertiginosa, cioè siamo quasi 8 miliardi di persone. Ecco, allora io vorrei far vedere il percorso che abbiamo fatto. Nel 1800 eravamo poco più di 1,5 miliardi di abitanti sul pianeta. E la cosa sorprendente è che in quella fase lì, come si può vedere, io adesso ve lo faccio vedere così in diapositiva, ma è animato, volendo, se uno vuole andare a quel sito, l'89,7% di questo 1,5 miliardi di abitanti era al di sotto della soglia di povertà estrema, che oggi definiamo intorno al dollaro e 98 al giorno, 95 al giorno. Facendo il percorso nella storia, guardate dove siamo oggi. Io quando ho visto questi dati non ci volevo credere, eppure sono dati concreti, cioè in sostanza nel 2019 i quasi 8 miliardi, 7 miliardi e mezzo di abitanti del pianeta Terra sono per il 90% al di sopra della soglia di povertà estrema. Cioè è un dato impressionante dal mio punto di vista. Perché uno dice solo il 10% della popolazione mondiale è al di sotto di quella soglia. E quindi l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha posto come obiettivo la possibilità reale di abolire la povertà estrema. L'altro dato interessante è che incrociando la realtà sulla ricchezza delle popolazioni e la speranza di vita, sempre da questo sito, è possibile vedere che nel 1800 la speranza di vita media era mondialmente al di sotto dei 40 anni e la ricchezza era al di sotto dei $4,000, il prodotto interno lordo pro capite suddiviso sull'anno era al di sotto dei $4,000 all'anno. Guardate dove siamo nel 2019, cioè praticamente non c'è più nessun paese nel mondo che ha una speranza di vita inferiore ai 50 anni, la maggior parte si colloca al di sopra dei 70, compresi India, Cina, e la ricchezza media è diciamo aumentata notevolmente, tanto che siamo in una grossa fetta tra gli 8.000 e i $64,000 pro capite all'anno come prodotto interno lordo. Cioè, cosa vogliono dire queste cose? Io dico, siamo 7,5 miliardi, 7 miliardi e 8, quasi 8 miliardi, e tutto questo ci dice che c'è stata una trasformazione enorme nella società, legata proprio agli operatori come voi, come noi, perché io, anche se non opero su Cesena, opero su altri territori, mi considero un operatore in questo senso. E vi vorrei far vedere anche che ultimamente c'è una sensibilità per cui anche organizzazioni particolarmente forse considerate non propense a vivere la realtà della condivisione e la responsabilità di diffondere benessere, per esempio anche le organizzazioni imprenditoriali riunite a Davos, il GOTA, diciamo, di chi è nel mondo delle aziende dell'imprenditoria, ha approvato questo manifesto. Guardate il punto 2 o 3 che hanno approvato. La giustizia sociale e la promozione di un benessere diffuso e condiviso. Questo è un documento approvato nel 2020. Dunque, secondo la mia prospettiva, noi vorrei tradurre tutto questo con un messaggio che dice: guardate che abbiamo fatto una strada notevole, su alcuni punti ce l'abbiamo quasi fatta, rimangono ancora tanti problemi, ma vorrei anche poter dire che avere una prospettiva incoraggiante, ce l'abbiamo quasi fatta. Da quando Henri Dunant nel 1864 ha fondato la Croce Rossa, oppure San Vincenzo dei Paoli nel 1500-1600 ha fondato le sue organizzazioni, la Città dei Poveri, eccetera. Abbiamo fatto dei passi avanti enormi e la società non è più improntata come al tempo di Luigi XIV, che è nella sua prima fase
contemporaneo di San Vincenzo de Paoli, no? In cui lui era il re e lo Stato, ma le organizzazioni statali si preoccupano del benessere delle persone. Questa è la trasformazione. E io dico che al di là di quello che appunto viene detto da delle organizzazioni così importanti, delle figure così importanti come Papa Francesco, c'è una radice anche nel testo delle scritture ebraiche e cristiane che ci dice che cosa è stata la trasformazione del nostro mondo, cioè l'idea della generosità. Getta il tuo pane sulle acque. Ligino, questa scrittura sapienziale dice getta il tuo pane sulle acque perché dopo molto tempo lo ritroverai. E Ligino Bruni, che è un economista e anche un importante studioso della Bibbia, dice: la legge e la vita feconda è l'eccedenza, cioè la magnanimità, la generosità. Il grano del pane cresce e ci sfama se seminiamo di più di quanto dovremmo, se andiamo oltre il calcolo dell'efficienza e se gettiamo nel terreno più semi dello stretto necessario. E questo è un pensiero importante che dobbiamo sentire, che ci sostiene, ed è un pensiero evangelico: date e vi sarà dato, ricordo quello che dice Gesù Cristo nel Vangelo. Viene ricordato anche, Gesù dice, e qui vorrei ricordare anche quello che diceva Ettore, a volte non bisogna guardare in faccia alle persone che vogliamo aiutare, non importa il colore, non importa la provenienza, la cultura. A volte siamo tentati da questo riflesso autoprotettivo che ci porta a dire: beh, adesso io devo preservare me stesso e devo tutelarmi a scapito degli altri. Beh, un principio evangelico è proprio, e che abbiamo imparato nella storia, perché se ci siamo arricchiti tutti così tanto è proprio perché si è pensato che rischiando, dando, donandosi bene, e questo otteniamo più di quello che pensavamo di avere conservando. In realtà, come diceva giustamente Ettore, facendo riferimento al Cardinal Martini e alle altre figure che si sono ispirate alla Bibbia, alla cultura biblica, in realtà è la generosità. Noi siamo amministratori dei beni che riceviamo, non li possiamo tenere per noi stessi. Questo è un punto fondamentale, e chi lo fa sperimenta veramente degli effetti benefici sulla società, per se stessi e per gli altri. E forse l'ultima cosa che vi segnalo è che il Vangelo dice: vi è più gioia nel dare che ricevere, e ci sono delle statistiche che dicono che le persone che danno importanza al servizio per gli altri, ai rapporti con la collettività, che hanno queste persone hanno un modello genetico che si traduce in una diminuzione dello stato infiammatorio dell'organismo e in un sistema immunitario più forte. Questa è una ricerca dell'Università della Carolina del Nord. Quindi, in tema di Covid, visto che dobbiamo potenziare il sistema immunitario, forse questa potrebbe essere una buona proposta. Così come anche viene rilevato che, qualunque sia il motivo, le ricerche hanno dimostrato che la generosità va a beneficio del benessere del donatore. Io credo che da questa prospettiva noi dobbiamo proprio vedere e capire quanto è importante l'intervento che stiamo facendo, che state facendo, e vorrei incoraggiarvi a raggiungere il traguardo di Natale 2021. Buona strada, buon percorso. Grazie Giuseppe per questo incoraggiamento, per questo stimolo e per queste ultime riflessioni che ci hai dato. Prima dei saluti finali, volevo ricordare a chi ci segue e anche a voi qui che siete con me su piattaforma Zoom, che il prossimo appuntamento di Biblio Festival sarà sabato 17 aprile, e come mi ha anticipato Katia prima, avremo il pastore Roberto Iannò, che affronterà il tema della famiglia, la famiglia che ha sofferto in questo periodo, diciamo, di coronavirus. Al pomeriggio avremo ospiti alcune associazioni, diciamo, che si occupano delle fragilità, ragazzi e bambini con problematiche particolari. Avremo con noi Giorgio Manuzzi, presidente dell'ANFAS, Silvia Casali, presidente della Voce dell'Autismo,
Antonella Bernardini, vicepresidente del Ragazzi GRD, Genitori Ragazzi Down. Ecco, altre persone, altri ragazzi, altri bambini, altre associazioni, altre famiglie che hanno sofferto per le problematiche legate al Covid. E voi intuirete, chi ci segue intuisce per quale tipo di problematiche hanno sofferto e soffrono. Quindi vi invitiamo per questo appuntamento. Volevo anche informare che Giuseppe Cupertino si occupa anche della gestione dell'8 per mille dei fondi della Chiesa Avventista, e quindi gli faccio un appello anche di pensare al nostro emporio per l'anno 2021. Lo dico perché so che Giuseppe è molto responsabile, quindi di pensare a un contributo eccezionale per l'emporio di Cesena. Il messaggio è arrivato? Sì, Giovanni, vedo che cogli sempre tutte le occasioni, bravo. Volevo anche dire comunque che ci sono, oltre alle possibilità economiche, c'è anche la possibilità di collaborare su alcuni punti, perché noi come Chiesa Avventista e come organizzazione stiamo lavorando su una ricerca per, a proposito della standardizzazione per la spesa, per fare in modo che la catena di cui si parlava durante l'incontro, che fornisce i prodotti, possa essere sensibilizzata a fornire anche dei prodotti di qualità e vari. Che questa è una cosa importante. Quindi stiamo lavorando col Banco Alimentare, con la Fondazione Comitans, e poi stiamo lavorando anche con un tavolo sull'obesità per aiutare a insegnare ad alimentarsi correttamente. Quindi questo potrebbe essere anche utile rispetto a questo percorso. Grazie Giuseppe, sarà invitato, se l'assessore è d'accordo, l'inaugurazione a Natale 2021 del nostro emporio. Io saluto e ringrazio Ettore per la sua passione, per la sua visione che sta portando e concretizzando dei risultati. Saluto Carmelina, l'assessore, la sua vivacità e il suo dinamismo ogni volta che ci sentiamo ti inonda. Quindi grazie Carmelina, continua a essere assessore ancora per 25 anni con questa vivacità. Ringrazio Giuseppe Cupertino per essersi inserito con noi. E ringrazio per ultima Katia Bianchi. Quando l'ho invitata 20 giorni fa, forse un mese fa, mi ha detto: è il giorno del mio compleanno. Ha accettato di trascorrere un'ora e mezza con noi, la ringrazio molto. Auguri, auguri e auguri. Un saluto a tutti. È stato un bel modo di festeggiare, grazie. Grazie a te, grazie a voi tutti. Alla prossima, buonasera a tutti, arrivederci. Grazie, grazie, a presto. Grazie Giovanni, grazie, grazie.